l'accendi e ti accende. Amiche e amici di Punto Radio, un saluto, ben ritrovati. Per noi oggi è una giornata molto particolare qui a Punto Radio, perché abbiamo una delegazione, sono tantissimi, sono 30 ragazzi, alcuni stranieri, alcuni italiani, che sono venuti a trovarci nell'ambito di un progetto di scambi culturali. E qui accanto a me c'è un ospite che è venuto a trovarci nei giorni scorsi per farci conoscere la loro realtà. Noi le abbiamo fatto conoscere la nostra radio, lei è Barbara Bruno. Ciao Barbara. Buonasera a tutti e a tutte. Sì, sono la responsabile di questo progetto che stiamo svolgendo con l'associazione UNEP Puglia. Si tratta di un progetto europeo che è finanziato appunto dal programma Youth in Action, che ha come fase finale la realizzazione di questo scambio giovanile che vede coinvolti 30 giovani provenienti dalle aree rurali di Georgia, Germania, Irlanda, Italia e Armenia. Tu comunque sei martinese? Io sono martinese, ecco. Lavoro a Bologna, ma ho deciso da 2 anni di portare queste esperienze anche in Puglia, perché sono esperienze veramente molto importanti, di cui poi ci parleranno i ragazzi direttamente. Perfetto, allora non rubiamo altro tempo, anche perché le cose da fare sono tante. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, tra poco si alterneranno qui accanto a me in studio diversi ragazzi che ci racconteranno la loro esperienza e ci faranno conoscere meglio questo progetto. Quindi restate con noi, a tra poco. Rieccoci ancora in studio. Come vi dicevo, sono in 30, ragazzi, sono davvero tantissimi, sono di lì e sono bravi, anche perché li sento abbastanza in silenzio, sono stati bravi fino ad ora. Stiamo facendo qui a Punto Radio un workshop di scambi culturali, chiamiamoli così, tra 30 ragazzi provenienti dalla Georgia, Irlanda, Germania, Armenia, poi ci sono ovviamente gli italiani. Si alterneranno qui con noi in studio e noi a loro, ai ragazzi, sottoporremo alcune domande. Le domande saranno grosso modo le stesse, anche per cercare di conoscere qual è la loro esperienza. Qui accanto a me infatti c'è Kate, lei è irlandese, ma io mi farò aiutare, perdonate, io non sono molto bravo nell'inglese, quindi c'è anche con me Marina, che invece mi aiuterà. Marina, mi raccomando, aiutami. Tranquillo. A tradurre. Ecco, perfetto. Allora, io ti voglio fare una piccola domanda, Kate. Ecco, che cosa ti ha portato qui a Martina Franca? Well, I love to travel. I think that traveling is one of the most important things that you can do in life. You know, it opens up your mind, it inspires you, it helps you to figure out who you are and what about life that you love. And I think that you do this through meeting new people. So I came to Martina Franca to do all those things. And the thing about traveling is that it forces you out of your comfort zone and you do things that you never usually would do. And I think it helps, like, the new experience I got involved with in this youth exchange, because of that reason I wanted to experience new things. So we're here in this town to take part in this radio show, and even though at home in Ireland I do take part in a show, but this is something completely different. I'm talking with people here from different places around the world who up until 4 days ago were complete strangers, and I think that's fantastic because now they're friends. It's so important to experience new things. Not only do you gain knowledge about the world, but it builds your confidence. Marina. Beh, amo viaggiare. Penso sia una delle cose più importanti nella vita. Ti apre la mente, ispira e aiuta a capire chi sei e cosa ami. Questo avviene conoscendo nuove persone ed è la ragione per cui sono venuta qui a Martina Franca. Un aspetto importante del viaggiare è che ci allontana dalla nostra zona di comfort, facendoci affrontare nuove esperienze e fare cose che normalmente non faremmo. In Irlanda lavoro in radio, ma questa è un'esperienza completamente diversa. Parlo con 3 persone che vengono da ogni parte d'Europa e pensare che 4 giorni fa non ci conoscevamo nemmeno. È semplicemente fantastico. Fare nuove esperienze rafforza la nostra conoscenza e la stima in noi stessi. Benissimo, quindi questo è stato il motivo per cui Kate è qui a Martina Franca. Io però ti voglio chiedere anche, e poi chiederò a Marina di tradurre, hai pochissimi secondi per convincere un tuo coetaneo di quanto sia importante un progetto di mobilità europea. Ecco, perché Kate, perché è interessante? Well, to be honest, I don't think it would take that much to convince a young person to take part in a youth exchange. To have the chance to travel to a different country, meet new people, make new friends and to have the experience of a lifetime. Like, what young person wouldn't want to do that? I can understand at first the thought of going to a new country with a group of people that you don't really know and you've never met before. It can be a bit scary. And before I came to Sister Nino, I was actually a bit nervous as well.
But the youth exchange, it's brilliant. You get the chance to meet other young people from all around the world, and you can share your experience with each other, your culture and stories that you have from home, and you can learn about each other. If I could give a young person just one piece of advice, it would be travel, meet new people, make friends and surprise yourself. Youth exchange is a chance to be adventurous and go and see the world. You know, it's easy to become comfy and relaxed in your city or your village, but when you're young, I think that's the time to go and challenge yourself and go and have as many new experiences as you can. Not only to have an exciting life, but, you know, you'll have something interesting to tell the grandkids when you're old as well. Marina, cosa ha detto? Sinceramente non credo che occorra molto sforzo per convincere un giovane a partecipare a uno scambio interculturale. Viaggiare in un altro paese, conoscere nuove persone. Quale ragazzo non vorrebbe fare un'esperienza del genere? Capisco che all'inizio l'idea di andare in un altro paese senza conoscere nessuno possa spaventare un po'. Ero perfino un po' nervosa prima di venire a Cisternino, ma ora che sono qui posso dire che è veramente una bella esperienza. Si ha l'opportunità di conoscere altri giovani come te, provenienti da tutto il mondo, che condividono le proprie esperienze, la propria cultura e la propria storia. Si impara a conoscere nuove culture e stili di vita. Se dovessi dare un consiglio a un giovane, gli direi di viaggiare. Conosci nuove persone, trova nuovi amici, sorprendi te stesso. Uno scambio interculturale è un'occasione per essere avventurosi e vedere il mondo. È facile stare bene e sentirsi a proprio agio nel proprio ambiente, ma un giovane deve sfidarsi continuamente, fare qualcosa di esaltante e interessante. Anche solo per dire ai propri nipoti, sì, l'ho fatto. Ecco, questi 30 ragazzi che sono qui con noi oggi in studio, in realtà in questo periodo, ormai da qualche giorno, sono a Cisternino per un campo scuola, quindi queste sono le esperienze che ci interessano e ci piacciono perché, ecco, riguardano non soltanto i giovani, ma sono giovani davvero tanto volenterosi. Quindi restate con noi, poi tra poco avremo altri ospiti, ve li faremo ascoltare, a tra poco. Continuiamo a conoscere questi ragazzi che sono qui con noi oggi in studio per questo workshop di scambio culturale, linguistico, chiamiamolo così. Ho imparato tante cose da questi ragazzi che sono spesso e volentieri in giro per il mondo. Qui accanto a me c'è Daria, lei è tedesca, viene dalla Germania, e insieme a me c'è Stefania, che invece è italiana e mi aiuterà nella traduzione. Io la domanda che ho fatto prima a Kate la voglio fare anche a te. Ecco, che cosa ti ha portato qui a Martina Franca? The way from my country to Martina Franca was actually quite long for me. At first I must admit that I present a German delegation here, but I actually am from Kazakhstan. I came to Germany about 2 years ago to study a master program in culture, language and media. A couple of weeks ago I saw a call for participants in the Raise Your Voice media project and I decided to apply. Il viaggio dal mio paese a qui è stato abbastanza lungo per me. Prima di tutto vorrei dire che sono qui in qualità di rappresentante della delegazione tedesca, ma in realtà vengo dal Kazakistan. 2 anni fa mi sono trasferita in Germania per un master in lingue, cultura e media. Qualche settimana fa ho visto l'annuncio del progetto Raise Up Your Voice e ho inviato la domanda di partecipazione. I find it a good opportunity to get some practical experience in the media field. But what makes it especially interesting for me is the fact that the project combines media and culture. In particular, we talk about youth in rural areas and share our experiences in this field. Penso che questa sia un'ottima occasione per acquisire competenze pratiche nel campo dei media, ma ciò che rende il progetto particolarmente interessante per me è senza dubbio il fatto che media e cultura si combinano in esso. Tema principale è infatti il ruolo dei giovani nelle aree rurali. Così, trattando l'argomento, condividiamo esperienze, confrontandole con quelle degli altri partecipanti. Ecco, in pochi secondi, Daria, perché è importante partecipare a un progetto di mobilità europea? Well, any experience abroad is very significant, actually. It gives you the skills that you will never acquire at home. Being in a foreign country, meeting new people with different backgrounds is very, very challenging. And a challenge is exactly what we young people need if we want to grow both professionally and personally. A youth exchange widens your cultural horizons in a very special way. You may meet the same people at home and you will not get the same experience as meeting them abroad. Qualsiasi tipo di esperienza all'estero è davvero significativa perché permette di acquisire competenze che è impossibile acquisire restando nel proprio paese. Trovarsi in un paese straniero con persone provenienti da diverse realtà diventa una vera sfida. Sfida che noi giovani dobbiamo cogliere per poter crescere professionalmente e personalmente. Uno scambio culturale allarga i tuoi orizzonti in un modo speciale. Potresti incontrare le stesse persone nel tuo paese, ma non vivresti la stessa esperienza come se le conoscessi all'estero. It is
all about immersing yourself in a foreign country, moreover a foreign culture and language. And when you are surrounded with the other people who came here as foreigners themselves, you see how diverse the world actually is. I started traveling and gathering my international experience 4 years ago. And now looking back, I see the way it changed me. It moves you ahead. Go ahead. Sta tutto nell'immergersi nella cultura e la lingua del paese. E quando sei circondato da persone provenienti da paesi differenti, ti accorgi di quanto è vario il mondo. Ho cominciato a viaggiare 4 anni fa e adesso, voltandomi indietro, mi rendo conto di come ciò mi abbia cambiata. Uno scambio interculturale ti apre la mente, ti arricchisce e ti porta a conoscere un sacco di nuovi amici. È un'opportunità che permette di crescere, cambiare te stesso e il mondo che ti circonda. Ti fa andare avanti. Grazie Daria, grazie Stefania. Noi tra pochissimo continueremo ad ascoltare questi nostri ragazzi. Restate con noi a tra poco. Rieccoci ancora in studio, la voce che state ascoltando è sempre quella di Ottavio Cristofaro. Noi continuiamo questa nostra chiacchierata con questi 30 ragazzi provenienti da Georgia, Irlanda, Germania, Armenia e poi ci sono anche gli italiani. Continuiamo questa nostra chiacchierata perché nel frattempo è tornata in studio Marina, che mi aiuterà nella traduzione, ma c'è anche Eni. Lei è armena e devo dire anche una collega perché è già una speaker radiofonica. Ecco Eni, che cosa ti ha portato a Martina dall'Armenia? Well, I have come to Italy to participate in a youth exchange project that is called Raise Your Voice and represent my country and Meliori NGO. Exactly 1 year ago, I came here to take part in a project Youth in Radio, and actually this is the follow-up of the previous project. The main goal of the project is to gather young people from different countries who are interested in radio and media and create a joint radio station with the help of which they can raise their voice, speak about various problems existing in their countries and indeed try to find the best ways of solutions to them. Sono qui in Italia come rappresentante dell'Armenia e dell'associazione Meliora NGO, nello scambio interculturale Raise Your Voice, nato da un altro progetto cui ho partecipato un anno fa, sempre in Italia. Lo scopo è quello di unire giovani da varie parti d'Europa che hanno come interesse comune i media e creare una stazione radio attraverso la quale possono dar voce alle problematiche dei loro paesi e cercare di trovare loro delle soluzioni. I was really glad to learn that within the frames of the project we will visit a local radio station in Martina Franca because I work at a public radio for Armenia and as a radio person I'm very interested in the work of foreign radio stations. So for this perfect chance I want to say special thanks to the committee of your radio station and the organizers of the project, especially Barbara Bruno and Bruna Sara. L'idea di conoscere la stazione radio locale qui a Martina Franca mi è entusiasmata fin da subito, perché in Armenia lavoro in una radio pubblica ed ero curiosa di confrontare questa realtà lavorativa in un paese diverso dal mio. Per questo voglio ringraziare lo staff e tutti gli organizzatori del progetto, specialmente Barbara Bruno e Bruna Sara Paone. Ecco, io in pochi secondi, il vostro progetto di mobilità europea, perché pensi che sia interessante? Well, generally, the Youth in Action projects of European Union give young people a perfect opportunity to travel around the world, get acquainted with different cultures, traditions, and make new friends. Generally, these exchanges empower young people. They help to develop leadership skills, increase civil responsibility. They support international cooperation and mutual understanding. Participating in a youth exchange, one can focus public attention on different problems that society and the world faces, so they can find solutions to the shared problems. I progetti europei di Youth in Action danno ai giovani l'opportunità di viaggiare nel mondo e confrontarsi con altre culture e tradizioni e conoscere nuovi amici. Contribuiscono a sviluppare capacità di leadership, aumentano la responsabilità civile, supportano la cooperazione internazionale e la comprensione reciproca. Partecipando a uno scambio interculturale, un giovane può focalizzarsi sui problemi della società e cercare delle soluzioni per risolverli. For young people, this is really a good chance to be involved in decision-making process to promote universal values of tolerance, peace, democracy, respect for human rights, active citizenship, intercultural and interreligious dialogue. So I strongly encourage young people to take their chance and participate in youth exchanges. I'm sure they will be glad to discover new places, as I have discovered this tiny, nice town of Martina Franca and Cisternino, to find new friends and get non-formal education. That is a great experience.
Per i giovani questa è un'opportunità per essere coinvolti attivamente nei processi decisionali, promuovere i valori di tolleranza, pace, democrazia, rispetto, diritti umani, cittadinanza attiva, interculturalità e dialogo interreligioso. Incoraggio fortemente i giovani a partecipare a iniziative di questo genere. Sono certa saranno felici di scoprire nuovi posti, proprio come è accaduto a me. Cisternino e Martina Franca sono piccoli centri, ma molto carini. È un modo unico per conoscere gente nuova e acquisire un'educazione informale. Ecco, io vorrei tranquillizzare i nostri radioascoltatori. Non avete sbagliato radio, siete sempre qui su Punto Radio. Loro sono i ragazzi che sono venuti a trovarci. State sentendo, ecco, quali sono le loro esperienze, che cosa ci stanno raccontando e che cosa si riporteranno nei loro paesi, qui dai nostri territori della Valle d'Itria, in particolar modo dalla nostra città di Martina Franca e dalla città di Cisternino, dove sono ospiti in questo momento per questo campo scuola. Ascolteremo tra poco un'altra esperienza di un altro di questi giovani, quindi restate con noi tra poco. Beh, Punto Radio è anche questa, amici radioascoltatori, rieccoci ancora qui, sempre sulle frequenze di Punto Radio. Noi stiamo ascoltando le esperienze di questi 30 ragazzi che sono qui con noi oggi e stanno cercando di conoscere la nostra realtà. Poi si sposteranno in centro città, quindi conosceranno anche le nostre bellezze architettoniche, conosceranno le persone della nostra città. Io ringrazio Stefania che è tornata qui con me in studio, mi darà una mano nella traduzione, e accanto a me invece c'è Tocca, lui è georgiano, e a te voglio chiedere in grosso modo quello che ho chiesto agli altri, cioè, ecco, che cosa ti ha portato qui a Martina Franca? Well, there is a program Youth in Action which gives a chance to young people to take part in exchanges from all over the world. The project Rise Your Voice is one of the international projects which is organized by this program. Project's purpose is to help youth from different countries share their experience and knowledge. Esiste un programma comunitario creato dalla Commissione europea chiamato Giovani in Azione. Questo programma dà l'opportunità ai giovani di partecipare a scambi interculturali in diversi paesi d'Europa. Il progetto Raise Up Your Voice è un esempio di questi scambi, il cui tema principale è la rivalutazione delle aree rurali attraverso lo sviluppo di iniziative giovanili e il ruolo dei media in questo ambito. I love trolling, and when I heard about this visit, I said to myself, why not? And traveled from Georgia to Martina Franca. This is my first time in Italy, and I really like it. Villages are like a big family because people are very kind, honest, and they all know each other. Personalmente amo viaggiare, e quando ho saputo di questo scambio mi sono detto, perché no? Questa è la mia prima volta in Italia e la sensazione che ho percepito è quella di essere parte di una grande famiglia dove siamo tutti amici e sono tutti gentili. In pochi secondi cerchiamo di convincere, poniamo un esempio, prova a convincere un tuo coetaneo di quanto sia importante partecipare ad un progetto come questo, quindi ad un progetto di mobilità europea. First of all, I must say that at the beginning I did not want to take part in youth exchange, and the reason was that I hadn't been there before and I didn't know what was there happening. Actually, I was afraid. But now I know it and I'll try to share my experience with youth. Exchanges can make people happy because in this kind of projects I met people from different countries and we shared our life experience. That's really nice to meet interesting people and work with them. If a person loves traveling, this program is for him because it gives a chance to participants to travel around the world and see the beautiful views. All'inizio mi spaventava un po' l'idea di partecipare a uno scambio giovanile, poiché non l'avevo mai fatto prima e la novità mi faceva dubitare. Adesso che so di cosa si tratta, condividerò la mia esperienza con i giovani, invitandoli a interessarsi a questa attività. Partecipare a uno scambio giovanile può renderti davvero felice, poiché si conoscono persone provenienti da vari paesi e si stringono legami unici condividendo esperienze. Si incontrano persone davvero interessanti ed è piacevole lavorare con loro. Uno scambio interculturale è perfetto per chi ama viaggiare, poiché permette di spostarsi e visitare tanti bei posti. Youth exchange is a special way to develop yourself, gain experience and become independent. Nowadays it's really very important for youth to be independent and get on with living far away from home country and family. Youth exchange can change your mind, because when you meet people with different culture, you automatically start to see something from the different point of view. If you want to be a successful person, you must do everything to develop yourself. And I think youth exchange is the greatest source for it. E inoltre è una forma di crescita personale. Ai giorni d'oggi è davvero importante per i giovani diventare indipendenti,
allontanandosi dalla propria famiglia e dal proprio paese. Questa esperienza cambia il tuo modo di vedere le cose, poiché incontri persone provenienti da realtà diverse dalla tua. Se vuoi diventare una persona di successo, devi impegnarti per migliorare te stesso e partecipare a uno scambio è il miglior modo per farlo. Beh, avete sentito quali sono le esperienze che ci hanno portato, che ci hanno regalato questi ragazzi, che io ringrazio perché, ecco, mi porto a casa qualche conoscenza in più rispetto a prima. Avete ascoltato delle esperienze di una rappresentanza georgiana, irlandese, tedesca e armena, quindi abbiamo cercato di ascoltare un po' tutti. Gli italiani non li abbiamo ascoltati, anche perché li ascoltiamo tutti i giorni. A me non resta che ringraziare tutti coloro che hanno avuto il piacere di stare con noi sulle nostre frequenze. Da Ottavio Cristoforo un saluto e un buon proseguimento di giornata con la musica di Punto Radio.